allenatore ero davvero consapevole che quella era una squadra non adeguata. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi dell'intervista a Davide Ballardini, a cui ho partecipato ieri pomeriggio sul canale del Ring dei Tifosi, che vi consiglio assolutamente di seguire in quanto, come vedete, portano sempre ospiti interessanti, come nel caso di Davide Ballardini, ma vi assicuro che hanno anche in programma di portare ospiti ancora più importanti, soprattutto nel periodo in cui il campionato si fermerà per i mondiali, ospiti importanti anche nel mondo Lazio. Quindi vi consiglio di seguirli, i link sono in descrizione. E inoltre ogni martedì sera c'è uno spazio dedicato ai tifosi di Lazio e Roma che si scontrano settimanalmente sulle vicende che riguardano Lazio e Roma come fosse un ring, no? Ci sono anche io e questo è un motivo in più per seguirmi, quindi seguite il Ring dei Tifosi su YouTube e su Twitch, link in descrizione. Ho avuto modo di fare qualche domanda al mister Davide Ballardini, non ho avuto molto tempo a disposizione perché avevo altre cose da fare, però ho cercato di sfruttare il mio tempo in maniera, ecco, efficace, come d'altronde si fa professionalmente in molti ambiti, si cerca di sfruttare il poco tempo a disposizione per fare le domande giuste. È quello che ho cercato di fare io, e Davide Ballardini, che è una figura un po' strana nel mondo Lazio. Perché lui ha portato un trofeo a Roma, la Supercoppa italiana contro quell'Inter di Mourinho. Però è stato anche l'allenatore dell'annata più complicata dell'intera gestione Lotito. Una stagione piena di discussioni e polemiche che riguardavano in particolar modo calciatori importanti tenuti fuori rosa inspiegabilmente. Io avevo in mente di chiedere al mister qualche cosina in più, ma non è stato necessario perché lui mi ha anticipato sui tempi, ecco, rispondendo alla mia prima domanda, aggiungendo questo nella sua risposta alla mia prima domanda. Comunque vi metto un estratto della live con i momenti, diciamo, più importanti, i momenti più interessanti a cui ho partecipato, però ecco, se volete seguire tutta la live in differita vi lascio il link della live in descrizione oppure tranquillamente andate sul canale YouTube del Ring dei Tifosi, tanto la live la trovate lì. Buona visione, voi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, forza Lazio, sempre per sempre. Mister, posso farle una domanda sulla sua Lazio? Perché lei ha vinto la Supercoppa italiana e quindi è a tutti gli effetti nella storia di questo club, ha vinto la Supercoppa italiana contro l'Inter di Mourinho, tra l'altro, a Pechino, se non sbaglio. Volevo chiederle, ecco, la sua partita, come ha vissuto una partita sofferttissima che poi comunque è andata a finire bene contro un Inter che poi a fine anno avrebbe vinto tutto quanto? Ma io purtroppo non, è stata una partita. Una partita per me non ha un grande valore. Certo è che fai una partita a Pechino, poi batti l'Inter, anche se chiaramente la tua rosa era nettamente inferiore agli avversari. Poi lo hanno dimostrato, no? Perché hanno vinto tutto. Ed è una partita, un ricordo meraviglioso perché lo stadio pieno. Mi pare il nido di rondine, no? Si chiamava lo stadio, adesso non mi ricordo, stadio pieno, tutto quello che vuoi, però lì c'era una squadra che era finita perché erano tanti giocatori anziani e fra altre cose la stagione successiva poi mi pare ne hanno cambiati 12 o 13 di giocatori. Quindi io il mio lavoro non lo valuto per una partita, quindi è questo che ma ci tengo a sottolinearlo, è un ricordo, un momento meraviglioso, ma per me conta più la stagione, contano più le tante partite, conta più il lavoro quotidiano, ecco, quello mi dà soddisfazione.
Il ricordo che ho io di quella partita è lo stadio pieno, l'atmosfera, il viaggio, il rientro, la soddisfazione, la felicità per aver vinto la Supercoppa italiana, ma da allenatore ero davvero consapevole che quella era una squadra non adeguata alla società e all'importanza che la società ha, quindi sapevo bene che non era una squadra adeguata, anche perché purtroppo, come tu ben sai, c'erano le problematiche dei tanti giocatori, anche molto bravi, che erano fuori squadra. Grazie Dimitri. Io al mister volevo chiedere che cosa pensa di Maurizio Sarri. La Lazio quest'anno ha fatto un mercato non fatto di nomi altisonanti, ma di calciatori maggiormente giovani e funzionali comunque al suo modo di allenare, no? E volevo chiedere cosa pensasse di questa Lazio e di Maurizio Sarri. E poi una domanda un po' più personale, se c'è qualche allenatore del passato e o del presente a cui si ispira oppure che stimava o che stima particolarmente, ecco. Sì, allora intanto è certamente un ottimo allenatore che ha delle idee, quindi e poi riesce a trasmetterle e quindi è un allenatore certamente che stimo molto. E l'allenatore al quale mi ispiro, non so, io adesso per me c'è un allenatore che sintetizza molto della idea di calcio che ho io, che si chiama Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti è un allenatore che ha il suo stile, ha la sua idea chiara del gioco, riesce ad ottenere molto, tanto, ad esaltare tanto i giocatori che allena, e quindi per me, diciamo così, oggi la sintesi, diciamo così, dell'allenatore che io stimo maggiormente fa riferimento, insomma, se vogliamo così dare un nome e cognome, è Carlo Ancelotti. Che nel caso del caso vanno male, ci sono i giocatori che giocano contro l'allenatore, e in quel caso cosa si fa? No, non credo che ci sia questo. Magari i giocatori fanno fatica ad esprimersi al meglio. Per tanti motivi, ma di certo non giocano mai contro l'allenatore e contro i loro compagni. Di certo. Può succedere che i giocatori non riescono a rendere per quello che possono rendere, ma mai e poi mai giocano contro il proprio compagno o contro l'allenatore.